One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. Think of all the stories that we could have told. Siamo con Patrizia Mastroleo, organizzatrice del laboratorio Agroecologia 2 dedicato alla filiera corta. Che cos'è la filiera corta e perché è importante sostenerla? La filiera corta, diciamo, è una possibilità per le aziende agricole attualmente di creare un nuovo reddito valorizzando i prodotti appunto delle aziende. E quindi, cioè, quello che noi abbiamo voluto fare è analizzare le possibili filiere corte delle aziende tipiche della nostra zona e cercare di creare dei prodotti che possano essere immessi sul mercato con un certo valore aggiunto. Questo laboratorio nasce dalle esigenze mie e di altri agricoltori che comunque cercano di entrare nel mercato delle produzioni agricole, e sappiamo che comunque la legislazione non permette alle piccole aziende di entrare nel mercato perché impone gli stessi obblighi delle grandi aziende. Quindi quello che noi abbiamo voluto fare è esplorare tutta questa parte e valutare le possibili vie di ingresso nel mercato. Adesso che si è creato un bel gruppo di produttori, di piccolissimi produttori che con una varietà enorme, comunque ognuno è andato incontro alle stesse difficoltà, e quindi quello che magari si potrebbe fare è creare, anche sulla base di movimenti che questo stanno facendo da un po' di anni, è creare una legge regionale che comunque semplifichi la burocrazia delle piccole aziende rispetto alle grandi aziende. E secondo me questa è una cosa che si sta muovendo all'interno del gruppo dei piccoli agricoltori come noi, che vogliono comunque rimanere agricoltori, che non vogliono emigrare, che vogliono restare in Puglia, vogliono valorizzare il territorio, che sia dal punto di vista del turismo come dal punto di vista delle produzioni, perché comunque noi crediamo che comunque abbiamo un patrimonio importante qui. Siamo con Francesco Paraggio, docente del laboratorio Agroecologia 2, ingegnere specializzato negli impianti eolici. Come possono i cittadini realizzare un impianto eolico di proprietà pubblica? Stamattina abbiamo proprio parlato di questo, abbiamo cercato di capire come lo si sta facendo nel mondo, perché la necessità, la spinta che viene dal basso è quella di partecipare, di realizzare le cose insieme con la comunità, con la propria comunità di appartenenza, e abbiamo cercato di capire come lo stanno facendo in Danimarca, in Germania. È semplice, tutto sommato, ci si riunisce, si decide cosa realizzare e piano piano lo si fa, affrontando insieme tutte le difficoltà e tutte le sfide che la società, che un progetto di questa portata comportano. Sei soddisfatto di questa esperienza? Sì, molto molto soddisfatto. Non è un caso che è la seconda volta che partecipo al Laboratorio del Basso con la dottoressa Mastroleo e i ragazzi qui della Masseria Pascale. Abbiamo avviato proprio un discorso, un progetto insieme. Abbiamo prima affrontato, ragionato di quelle che sono le possibilità del fare un progetto di energia, e oggi con il dottor D'Ambrosio vedremo cosa possiamo fare in Italia con un tecnico commercialista che di piano cerchiamo di capire quale può essere praticamente il passo successivo, e mano a mano ci sono state delle persone che tramite il Laboratorio dal Basso, tramite questa esperienza, si sono aggregate all'iniziativa e siamo diventati anche più forti come gruppo. È stata davvero una bella esperienza.